Benvenuti al Portico, ad Orcofeglino. Il Portico nasce nel 1991. Io e mio fratello abbiamo trasformato le nostre vecchie cantine e stalle in ristorante. Tant'è vero che oggi le salette più piccole, con soffitti voltati e pietra a vista, cedono l'ampio spazio alle sale più grandi, a una sala veranda, a una terrazza e poi ancor più al nostro giardino, molto così predisposto per accogliere banchetti di nozze e cerimonie. Annoverati tra i ristoranti Liguria Gourmet, naturalmente protagonista è la cucina ligure. E nelle sale più piccole, naturalmente per le cene romantiche a lume di candela, nelle sale più grandi per ospitare grandi gruppi, banchetti e cerimonie. Una volta al mese non perdetevi le nostre cene medievali, ma ora la parola allo chef Germano. Sono Germano Scosseria, lo chef del ristorante Il Portico di Orcofeglino. E oggi vi faremo vedere come si fa la farinata. Gli ingredienti della farinata sono molto semplici: acqua e farina di ceci. Noi oggi la faremo vedere aromatizzata con rosmarino, perché qua nelle nostre zone sono ricche di rosmarino. Per quanto riguarda la dose, è molto semplice: la dose della farinata la fa il tegame, questo è 60 centimetri, e per questa teglia è necessario 2 mestoli di olio DOP. Una volta che abbiamo unto bene la teglia, la poniamo qualche minuto nel forno, in modo che si scalda la teglia, e quando verseremo il nostro composto di acqua e farina di ceci non si attaccherà alla teglia, al testo. E adesso versiamo il nostro, diciamo, composto di farina e acqua e rosmarino e sale. Adesso inforniamo. In 20 minuti la nostra farinata è cotta. È importante che durante la cottura il testo deve essere girato, diciamo, più volte, in modo che la farinata abbia una cottura uniforme. È quasi pronta, sono quasi 20 minuti. La nostra farinata è cotta. Ecco qua la nostra farinata